La Fondazione Enrico Mattei ha organizzato un incontro a Milano molto particolare per affrontare i cambiamenti climatici e la sfida in particolare delle zero emissioni entro il 2050. Ci spiega che cos'è questo incontro? Allora, è un incontro che ha visto la partecipazione di esperti tecnici da tutte le parti del mondo e che è nato da un'idea che abbiamo avuto il sottoscritto insieme al professor Jeffrey Sachs in un incontro che facemmo in Vaticano a novembre dell'anno scorso, nel quale abbiamo giustamente capito che se volevamo veramente trovare una soluzione a questo problema dovevamo invitare persone che di questi problemi li affrontano tutti i giorni, quindi non più i politici, non più gli economisti, ma quelli che sono in qualche modo che lavorano dietro le quinte, cioè i tecnici e gli ingegneri che di queste nuove tecnologie che ci aiutano verso la transizione energetica se ne occupano ogni giorno. Quindi ci dice chi sono, come li avete scelti, perché ci sono anche ragazzi molto giovani, sì. Quindi immagino idee anche innovative, spero. Sì. E da dove arrivano? Allora, abbiamo in realtà partecipazioni veramente da tutte le parti del mondo, dall'Australia, da Singapore, quindi dall'Asia, dalla Cina, dall'Africa, Nord Europa e dagli Stati Uniti, quindi anche dalle Americhe. Sono persone tecnici che lavorano presso l'industria, quindi gente che effettivamente presso l'industria è manifatturiera, quindi industria pesante, costruttori di auto, ma anche centri di eccellenza tecnologica con il Massachusetts Institute of Technology oppure agenzie internazionali che si occupano proprio di cambiamenti climatici. Però abbiamo voluto i tecnici, cioè gente che effettivamente potesse dare delle soluzioni concrete guardando le tecnologie disponibili oggi e all'evoluzione tecnologica prevista nei prossimi anni, non qualcosa che non fosse pronto, cioè non i sogni, cioè, ma quello che effettivamente esiste oggi sul mercato. Okay. E, direttore, immagino che questo non sia solamente fine a se stesso, ma che da questo incontro ne voglia uscire qualcosa che poi abbia un effetto concreto negli anni a venire. Sì, qual è il progetto? Allora, il progetto è praticamente quello di avere questi panel che hanno quindi lavorato in questi due giorni sui quattro settori principali che sono responsabili appunto per le emissioni di gas serra, in particolare quindi il power, l'industria pesante, i trasporti e le costruzioni, e per ognuno di questi settori tracciare una roadmap, quindi un percorso che possa quindi arrivare alla definizione di un documento che sarà un documento importante perché verrà presentato alla conferenza sul clima sia prevista a settembre a New York e poi alla COP25 in Cile a novembre. E quindi diventerà un documento di input per il decisore politico per capire che tipo di politiche quindi implementare nei vari paesi del mondo in maniera sinergica e quindi arrivare effettivamente a delle soluzioni concrete. Ecco, direttore, entrando nel concreto, di che tipo di soluzioni parliamo? Lei ha citato tecnologie attualmente disponibili e soprattutto sono soluzioni che sono applicabili effettivamente su larga scala ovunque, per tutti uguali? Allora, si va dai bio, per esempio, giusto per parlare dei trasporti, si può parlare di biocarburanti, di idrogeno, di gas naturali, di biometano, quindi di biogas. Sono soluzioni che sono particolari, però anche rispetto, cioè noi dobbiamo essere flessibili, non c'è una soluzione che vale per tutti i contesti e soprattutto per tutte le realtà geografiche. Nel mondo occidentale, quindi in Europa, negli Stati Uniti, alcune soluzioni possono essere facilmente implementabili, cambiando solamente un'infrastruttura che però già esiste. Nei paesi in via di sviluppo, dove il problema è l'accesso all'energia, lì è molto più difficile fare il leapfrogging, cioè riuscire a partire da una soluzione precostituita. Loro hanno bisogno di più tempo e dobbiamo dargli più tempo, perché altrimenti strangoliamo le loro economie che sono appunto in fase di sviluppo adesso. Quanto è difficile mettere d'accordo due ingegneri da diverse parti del mondo? Immagino che ognuno abbia delle convinzioni. Allora, uno delle cose che effettivamente, degli aspetti che rimarranno molto di questo workshop è il fatto che nonostante partiamo da esperienze e anche da convinzioni personali diverse dal punto di vista tecnico, il dialogo è sempre stato franco e alla fine in tutti i quattro panel tecnici si è arrivati all'unanimità di quelli che erano poi i punti di discussione e di quello che sono poi gli approfondimenti che dovranno essere portati avanti. Quindi sì, esperienze diverse ma che si confrontano poi su basi tecniche comuni, quindi è un dialogo che può essere portato avanti, quindi fossero tutti così
sarebbe effettivamente molto, molto più semplice. Direttore, lei ha avuto esperienza in Africa, quindi ha visto concretamente, direttamente, poi come si applicano le soluzioni. Per la sua esperienza, è ottimista che questo progetto possa essere realistico, cioè che entro il 2050 il mondo ce la faccia ad arrivare a emissioni zero? Da un punto di vista tecnologico è assolutamente fattibile. Quello che manca è quello che manca ancora, è una consapevolezza a livello politico globale, ma soprattutto dobbiamo essere tutti quanti bravi a cercare di far capire alle persone che bisogna effettivamente cambiare stile di vita, perché il mondo così come lo stiamo vivendo oggi non è più sostenibile per nessuno.